Africa Eco Race 2024, un grande successo per chi ormai da 4 edizioni partecipa, il team 4x4, Rossi 4x4, e abbiamo qui il patron e il pilota Stefano Rossi. Ciao Stefano. Ciao, buonasera a tutti, è un piacere parlare ai microfoni di Radio Fly, perché fin dall'inizio della prima Africa Race nel lontano 2018, mi ricordo, avevo ancora anche la tazza di Radio Fly, e cominciamo questa collaborazione fortunata che ancora continua. E quest'anno è stata una edizione impegnativa con tante novità, e che però ci hanno portato in fondo a sorridere di cuore e gioire di un successo e di una partecipazione con tanto divertimento e con una soddisfazione incredibile, veramente bella. Ogni anno è un'emissione unica, è un'esperienza unica. Quest'anno poi abbiamo anche la novità del nuovo navigatore, si chiama così, no? Ecco, però cosa ci potresti dire, la particolarità di quest'anno così particolare, tra l'altro che vi ha visto sul podio e terzo posto e primo posto, qual è una cosa che ti va subito, che ti rimane in mente? La sintesi di questa edizione è una gioia profonda, è la quarta prima volta, come io spesso uso dire, perché il motore più potente è la passione. Se ne è vista tanta, sia nel sedile di sinistra che in quello di destra. Ho trovato al mio fianco una persona che mi ha dato quella spinta in più che mi serviva in tante varie occasioni e nelle difficoltà, e i nostri sorrisi a fine serata parlavano di una tappa sempre difficile, ma che non ci ha dato quel peso di averla sentita con difficoltà, ma era una soddisfazione. Mi sono veramente divertito quest'anno, ho guidato veramente bene nella sabbia, mi sono divertito, e avevo Jacopo che si è veramente impegnato tanto. Ho sentito proprio la passione, la carica e l'aiuto, e questo si è visto, penso, sia io con lui che lui con me. Abbiamo creato questa sinergia che ci ha portato a togliersi delle belle soddisfazioni. E di sinergia è importante creare in un team per poter arrivare a risultati, a vincere, come ha fatto il Rossi 4x4. E noi allora conosciamo subito un giovanissimo navigatore, Jacopo Cassini. Come inizia la tua carriera così, che ti ha portato oggi in questo team così, così bello a raggiungere questo risultato? Buonasera a tutti. Come è iniziata? Forse in maniera anche un po' incosciente, perché buttarsi a fare una gara del genere come prima volta è stato veramente tosto. È stato tosto molto prima, per prepararsi anche a livello mentale ad affrontare le insidie e le difficoltà quotidiane di tutti i giorni. Però insomma, dai, è andata bene, ce la siamo giocata. Gli ho chiesto di rallentare, il che Stefano non ha fatto poco. Gli ho chiesto anche di accelerare. Ci abbiamo trovato un giusto compromesso, scorrevole tutti i giorni. Abbiamo tenuto il passo giusto, sguardo sempre lontano, importante per capire il terreno, perché le insidie sono sempre dietro l'angolo, e le abbiamo evitate tutte, quindi il risultato è quello: evitare le insidie sicuramente, ma anche avere una sinergia tra di voi due, no? Per esempio, come si fa un pilota così come Stefano a dirgli rallenta? È deciso, rallenta, gli devi dire: Stefano, fermati. È successo due o tre volte che gli ho chiesto: Stefano, fermati. Anzi, in un'occasione gli ho fatto prendere una svolta che poi mi ha detto: io non ci avrei mai girato di lì, perché non c'era passato nessuno, la traccia era proprio visibile da tutt'altra parte. Io ho detto: fermo, torna indietro, noi bisogna andare a destra, non a sinistra. E ci ha portato anche quello a ottenere dei risultati importanti, perché poi dopo eravamo anche presi in simpatia nel bivacco, perché i giorni successivi ci venivano dietro, perché eravamo quanti siamo stati? In tre equipaggi quel giorno, aver seguito la traccia corretta. Quindi grandi soddisfazioni e per tutte e due, siamo stati veramente in gamba e forti. Abbiamo sgonfiato, abbiamo fatto sorridere anche a casa quando sgonfiavamo, perché
è bello essere là, è una sensazione unica. E ce la stai trasmettendo, senti, ci sono stati momenti un pochino più difficili, hai avuto tu come pilota qualche dire ma sarà la strada giusta? Ma questo fa parte del gioco, nel senso che le incertezze sono costanti. Jacopo aveva un compito difficile, oltre a quello di navigare me aveva tante prime volte, perché non solo è la sua prima esperienza in un rally ride africano, ma aveva la prima volta che impostavano in questa gara il roadbook solo elettronico, quindi insomma una volta avevamo il cartaceo, ci si dava una mano, si poteva sfogliare, lui doveva confrontarsi subito con delle difficoltà ulteriori, se l'è cavata veramente bene e sinceramente io ho seguito molto quello che mi diceva, ho cercato di aiutarlo anche nel seguire le sue indicazioni, che per un pilota è solitamente la cosa più difficile, te chiedi di rallentare è difficilissimo e o di tornare indietro addirittura tornare indietro, di fare una variazione, cose sono cose veramente difficili da fare, ma la maturazione dell'equipaggio e l'esperienza ti porta a cercare il risultato e per arrivarci devi combattere contro le insidie, ma devi affidare, noi ci stringiamo la mano prima della prova speciale, quello è un segno che non tutti colgono, ma io dico a lui che io metto la mia vita nelle sue mani e lui la mette nella mia, è un patto che si stringe in abitacolo, che diventa un legame che esula dalla vita di tutti i giorni, diventa un messaggio di sport e nello sport è un valore fondamentale, la fiducia, fiducia è quello che conta più di tutti. Sinergia, sport e fiducia, e parliamo dei risultati ormai, ce li dovete dire, terzo come, dici di te i risultati. Allora, abbiamo raggiunto il terzo posto delle vetture, dopo eravamo una categoria sperimentale, quindi abbiamo vinto anche la categoria sperimentale, questo ci dà motivo di orgoglio perché abbiamo fatto un investimento anche economico per mettere delle innovazioni nella nostra macchina e abbiamo un dispositivo ad idrogeno che fa da additivo, il nostro veicolo è a benzina con un additivo di idrogeno e fa sì che abbiamo portato questa miglioria che è molto ecosostenibile, come va di moda a dirlo, ma questo effettivamente lo fa perché il 56% delle emissioni inquinanti sono ridotte e migliora la combustione, a noi ci dà la possibilità di avere un veicolo che è un concetto di 30 anni fa, dargli un ringiovanimento importante perché c'è un progetto nuovo e c'è una spinta nuova che per un team piccolo come il nostro è veramente una cosa faraonica, perché riuscire a poter fare questo progetto per noi è stato già raggiungere un sogno e l'abbiamo messo in pratica, abbiamo fatto un piccolo test e l'abbiamo messo in pratica effettivamente ora nell'Africa Race, stiamo elaborando i dati del sistema che ci dirà quanto ha prodotto, quanto ha consumato, tutto quanto, a noi ci ha permesso di fare questo piccolo passo in avanti che per noi è un passo da giganti e quindi però per noi io personalmente ho finito 3 Africa Race, ma aspettavo la medaglia di finisher anche quest'anno, anzi ero meravigliato che non me l'avevano data. Poi però nel podio io avevo la coppa di premiato del primo posto e quindi io da non abituato ad avere questi riconoscimenti in gare del genere. Ti sei abituato? Subito, facilmente, sì, è stata un'emozione importante, a Lago Rosa si piange sempre perché arrivare a Dakar è un sogno che avevo da bambino e raggiungerlo per la quarta volta, portare a casa invece il ricordo, ho portato a casa il risultato. Quindi. Senti Jacopo, tu cosa ti porti a casa? A parte il risultato, il grande e soprattutto anche la grande fiducia, la grande sinergia che avete raggiunto per avere questo risultato, poi cosa ti porti? No? Guarda, sinceramente non so quello che dirti perché è un insieme di sensazioni, di la partenza, il salutare anche i familiari, vai via e a fare una cosa che insomma non è proprio andare al bar a bersi un aperitivo, insomma, che sei sicuro di tornare, ecco. Ci sono state tante cose difficili e tante cose belle, è impossibile elencarle tutte, ci si mette a tavolino un giorno e poi ve le dico tutte, ma sono veramente tante. Per il momento goditi questo grande risultato che vi siete. L'ultima cosa, i meccanici sono stati, penso, fanno parte del team, sabbia, idrogeno.
Loro sono veramente il secondo motore della macchina, anche il terzo, perché loro veramente fanno la fatica pura, perché noi facciamo 500 km al giorno di prova speciale. Eh sì, è duro, ma noi abbiamo l'adrenalina che ci cavalca e ce la godiamo la gara. Loro fanno 500-600 km al giorno se va tutto bene. Un giorno che noi si è avuto un guaio meccanico che non dipendeva da noi, un piccolo guaio, ma nemmeno da loro, una cosa che non dipendeva dalla preparazione. Si è rotto un pezzo, loro hanno fatto 1000 km, la notte devono preparare la macchina lo stesso, e i 1000 km vuol dire che arrivi tardi, non ceni, dormi la metà delle ore di quelle che dormono di solito, che sono già poche, e quindi non fanno poco, e loro devono stare svegli tutto il giorno, guidare di giorno, lavorare di notte, preparare il campo, insomma loro hanno veramente la fatica vera sulle spalle, ma soprattutto la responsabilità di farci correre, perché penso che loro sentano più la stanchezza mentale di dire ok, adesso bisogna fare questo, bisogna fare l'altro, e bisogna capire cosa potrà succedere domani, prevenirlo oggi e preparare la macchina. Questo che penso sia, oltre alla fatica fisica che loro sono capaci ed abituati, hanno anche questo aspetto importante della responsabilità. Non hanno peccato in niente, eravamo sereni anche non solo in abitacolo ma anche in assistenza. Come dicevo prima in una battuta, hanno avuto anche il mezzo sorriso nei guai e sono sempre stati all'altezza. Sono tutte persone preparate, e Paolo è ormai anni che è con noi, capo meccanico, responsabile del progetto della macchina, insieme a Alberto Maccone che è stato navigatore fino all'anno scorso, e hanno comunque sulle spalle anni di esperienza, e la macchina è andata veramente alla grande. Abbiamo accumulato l'esperienza degli anni precedenti capitalizzate in questa edizione e abbiamo potuto esprimerci grazie a loro. Mattia Daltin e Targa Sari, che già è la seconda gara che fanno con noi, hanno apprezzato il vero sapore dell'Africa, che non fa sconti a nessuno e che si fa sul serio, e quando si fa sul serio le persone vere si fanno vedere, si distinguono e fanno vedere le proprie capacità. Non per ultimo, ormai voglio finire ma ci metto un po' del mio, voglio ricordare Deborah Testi, che è il team manager e che è il motore di tutta la Rossi 4x4, che ci dà la carica a tutti, ci comprende, ci capisce, ci sopporta e trova le soluzioni anche dall'Italia in condizioni, non so come possono essere possibili, ma arriva la soluzione, arriva il messaggio, la telefonata, c'è sempre la soluzione, insieme a Luca Tenti, che anche lui mi sopporta, sostituisce al lavoro, e insieme a Deborah fanno un lavoro che in pochi vedono ma che è fondamentale. Se siamo qua e noi siamo riusciti a poter arrivare è merito loro, che hanno dato il loro supporto, e quindi il nostro è un team che lavora in orizzontale, siamo sette persone, e sette persone che hanno tutti il loro valore e hanno tutti il loro potere decisionale. Grazie Stefano, grazie Jacopo, grazie e grazie soprattutto per aver regalato all'Italia e ad Arezzo questo grande risultato, che insomma ci rende tutti fieri. Grazie e al prossimo anno. Grazie a voi. Grazie, alla prossima. In un team così importante, quella Rossi 4x4, delle figure che sono veramente fondamentali e strategici sono quelle dei meccanici. Meccanici, capo meccanico Paolo, e io i nomi non li so, me lo dici? Mattia. Sari. E poi l'old time. Sentite, questo connubio veneto-toscano, devo dire, è veramente, veramente bello, no? È tanto strano quanto bello. Tanto strano quanto bello. Senti, noi ti abbiamo visto in una ripresa che avevi, non so dove hai trovato quei corni. Ecco, cos'era? Per scacciare la sfortuna oppure cos'è stato? Ah, diciamo che per fare un po' una scemata, però diciamo non sai mai quando sei via 20 giorni e hai la donna a casa, non si sa mai l'ora. Scaramantico. Sentite, questa era la prima, mi sembra, il primo motore che era supportato anche con idrogeno, no? Com'è andata la cosa dal punto di vista meccanico? Guarda, sinceramente è andata molto bene, ha lavorato molto bene. All'inizio, quando hanno avuto un problema i primi giorni all'alternatore, pensavamo fosse causa quella, in realtà non c'entrava proprio niente, perché comunque mette un po' più sotto sforzo, diciamo, l'impianto elettrico, questo marchingegno, diciamo, lo chiamiamo così, e in realtà è andato molto bene, non ha avuto nessun tipo di problema, la macchina ha risposto bene, e niente, stiamo aspettando adesso ora i risultati effettivi, nel senso del macchinario,
che, per scaricare, capire cosa, come è funzionato e cosa si può migliorare, insomma. Però bene. C'è qualcosa che nel prossimo anno migliorerete? C'è qualcosa che non... Diciamo che il miglioramento più grande che possiamo avere, nel senso, è aumentare sempre le quantità di idrogeno e arrivare fino ad avere, diciamo, aumentare sempre di più questa percentuale, in modo da guadagnare, insomma, diciamo, sulla parte green del progetto che abbiamo. Logico mettere questa macchina su un mezzo più grande, sarebbe ancora meglio, perché avremo un po' meno problemi, nel senso, sulla parte, diciamo, elettrica. Chi è che ha riparato l'alternatore di voi? Un po' tutti, in realtà, sì. Un po' da una squadra. Tu sei la parte elettrica del motore, segui la parte elettrica? Un po' tutto quanto, dai. Facciamo un po' tutto, facciamo tutti, bello è quello. Va bene, e tu di cosa ti occupi specificatamente? Principalmente, diciamo, nella parte più meccanica della cosa. Ad esempio, quella volta abbiamo rotto i ricambi, che erano i puntoni dell'asse, abbiamo rotto tutti i ricambi. A un certo punto ci ha toccato aggiustare quelli rotti, insomma, li siamo messi nel giorno di riporo a saldare, a sistemare, per avere comunque il pezzo comunque saldato. È sempre meglio non averlo. Allora, insomma, nella riparazione di quelle parti là, diciamo, principalmente. Dopo comunque sì, siamo in tre, facciamo tutto, si corre col camion, si fa da mangiare, insomma, quando si può, il caffè, insomma, un po' tutto, insomma, dai. Un'emozione, vero, ragazzi? Complimenti comunque. E adesso andiamo dal nuovo, quello che è stato fino alla scorsa edizione. Sì, io ho avuto la fortuna di fare tre edizioni con Stefano e sono state tre esperienze bellissime. E poi, per motivi di lavoro e altre cose, non ho potuto proseguire. Più che altro non potevo dare l'impegno che serve per fare queste gare. E però i ragazzi qua sono tanta roba e dunque hanno fatto un bellissimo acquisto. Una bella squadra, dai. Assolutamente sì. La squadra è affiatata, si vede con Jacopo, con Mattia, con Sari, hanno fatto un gran lavoro, i risultati si sono visti. Complimenti a tutti. Ditemi solo una cosa, ma il prosecco l'avete portato? Il prosecco c'era. Grazie. Ma no, vabbè, non lo diciamo. Grazie. Perché il prosecco in Africa è una valida merce di scambio, vero? E apre le porte di tante cose. Abbiamo sempre da imparare noi dagli amici veneti, c'è poco da fare. Grazie, complimenti ragazzi, veramente complimenti. La new entry del 4x4, Rossi 4x4 è sicuramente il navigatore, uno componente molto importante per quanto riguarda il risultato anche ottenuto. E allora, Jacopo Cassini, noi qui abbiamo la mamma Cinzia. Ciao Cinzia. Ciao, ciao a tutti. Sentimi, dimmi una cosa, innanzitutto sei orgogliosa di tuo figlio su questa cosa che ha fatto? Orgogliosa è dire poco, penso più che altro soddisfatta e contenta per lui, per il risultato che ha ottenuto, quindi che dire, è una soddisfazione. Senti, ma da mamma, dimmi la verità, quando ti ha detto mamma io me ne vado in Africa perché faccio il navigatore a Rossi, devo guidare, devo condurlo tra le dune di sabbia, che gli hai detto? Ecco, ora vi dico la verità, quando me l'ha detto sinceramente non ero molto contenta, perché la paura è tanta, comunque sì, sono gare abbastanza importanti sotto tanti punti di vista. Però questa cosa me la sono tenuta fino adesso. Ecco. Senti, gli vuoi mandare un messaggio che lui vedrà solamente quando abbiamo fatto il servizio alla telecamera lì? Assolutamente sì, voglio dirgli che comunque sia è l'anima mia. Grazie. E noi adesso ci sponsiamo perché abbiamo un'altra figura molto importante per Jacopo, la nonna Alfa. Nipote speciali, basta. Ecco Alfa, ma quando ti ha detto vado nel deserto, nonna? No, io ho detto speriamo di no, però c'è andato. Sì. E quando è arrivato ho detto signor ringrazio, ecco, che è tornato. Senti Alfa, un messaggio glielo vuoi dare guardando la telecamera, quello vedrà quando ci sarà il filmato pronto? Dico, il nipote speciale, basta. Basta questo. Bene, allora non potete...
E adesso non può mancare però una figura che Moreno Cassini, che è il... noi si dice il babbo ad Arezzo, e penso che anche a Rigutino si dica il babbo. Senti Moreno, ma da chi l'ha presa sta passione il tuo figliolo? In casa siamo tutti motori. Gioca facile, insomma. Facile. Cioè, fin da piccolino è sempre stato nelle jeep, nelle moto, quindi... Senti, te l'hai appoggiato in questo suo percorso, poi quando hai detto babbo vado nel Sahara, vado nel deserto. Vabbè, io da una parte ero contento e da una parte come babbo ero preoccupato, però è andata tutto bene, quindi... Risultato strepitoso, bello, una sinergia, una cosa... Il risultato è stato bellissimo, meglio di così non poteva andare. Senti, gliele vuoi mandare due paroline guardando la telecamera, così poi le vedrà da un po' di tempo. Io auguro che anche il prossimo anno rifacciano una bella esperienza come quest'anno e arrivino in fondo. Quindi Jacopo, questo è un messaggio, un biglietto di andata. Poi anche se per me, insomma... È dura, I 15 giorni sono duri. Senti, ma duri per via della mamma vicino? No, è per via, dai, per non, via, non beh, vanno a spasso. Comunque, complimenti veramente e allora al prossimo anno.